Buongiorno cari amici, ringrazio oggi il nostro Dio perché ci ha dato la vita a tutti noi. Non c'è gratitudine più grande che aprire la Bibbia e cercare di capire cosa ci vuole dire oggi il nostro Papà Celeste. Per questo vi invito insieme a me ad aprire le vostre Bibbie in Deuteronomio 29, dal 25 al 28, che dice: «Allora risponderanno, poiché hanno abbandonato il patto dell'Eterno, il Dio dei loro padri, che li stabilì con loro quando li fece uscire dal paese d'Egitto, perché sono andate a servire altri dei e si sono prostrate davanti a loro, dei che essi non avevano conosciuto e che l'Eterno non aveva dato a loro. Per questo si è accesa l'ira dell'Eterno contro questo paese, per far venire su di esso tutte le maledizioni scritte in questo libro. E l'Eterno li ha strappati dal loro paese con ira, con furore, con grande indignazione, e li ha gettati in un altro paese, come è avvenuto oggi». Vediamo che in Deuteronomio si trova le benedizioni e maledizioni del Signore. Qui in questi versetti troviamo la maledizione. Infatti che molto spesso siamo a non accettare questa maledizione, ma vediamo che una maledizione viene in conseguenza a un errore o a un peccato. Qui vediamo che il popolo di Israele abbandona il patto che ha fatto con il nostro Dio e va a servire altri dei. Infatti riflettiamo oggi su questo, guardiamo noi stessi, vediamo se c'è qualcosa che ci fa allontanare del patto che abbiamo fatto con il nostro Dio. Vediamo un pochettino cosa c'è che non va e cosa c'è che ci allontana dal Signore. Voglio chiedervi di fare una cosa in questo giorno, di metterci 20 minuti da parte e di poter stare nella presenza del Signore e chiederci cosa c'è che ci allontana dal Signore. E soprattutto vediamo che quando arriva la maledizione ci sono delle cose non belle. Infatti se guardiamo oggi le cose che succedono nel nostro paese, in Italia, tutti questi disastri naturali, penso che è una conseguenza di un peccato, il peccato del popolo che si allontana dal Signore. Per questo vi chiedo di fare questo, di chiedere al Signore cosa c'è che non va in noi stessi e di aiutarci a capire qual è la sua volontà. Per questo mettiamo questi 20 minuti da parte e chiediamo al Signore se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che l'abbiamo, se c'è qualcosa che ci allontana da Lui, che Lui possa aprire i nostri occhi e ci fa capire qual è la sua volontà, e che possiamo vedere le benedizioni del Signore e che le sue maledizioni si possano allontanare da noi. Per questo vi invito di pregare insieme a me. Caro Papà che sei nell'alto del cielo, ti siamo grati in questa giornata che dai la vita a uno di noi. Ti siamo grati che sei il nostro Dio, perché oggi ci vuoi aprire i nostri occhi e capirci cosa c'è che non va con noi stessi? Cosa c'è che ci porta alla maledizione? Cosa c'è che abbiamo impedito che la tua benedizione sia su di noi? Aiutaci a capire, aiutaci che possiamo dedicare questi 20 minuti nella tua presenza e chiederci aiuto, che la potenza dello Spirito Santo ci guidi, ci aiuta a poter vedere quello che non funziona, quello che non c'è di bene in noi, e che possiamo tutto questo mettere nelle tue mani e cercare la tua presenza. Ti ringraziamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Carissimi, io vi auguro una buona giornata in Cristo Gesù e ricordatevi di dedicare quei 20 minuti nella presenza del Signore. Amen.